Ciao a tutti e benvenuti al talk show Viaggiante. Oggi sono al parco a Milano, il parco di Porta Venezia, quello di Palestro, e ho il piacere di incontrare Walter Klinkon. Abbiamo già fatto una bellissima chiacchierata. Walter, prima di procedere con le domande, dico proprio una cosa brevissima su di te, perché chi ci sta guardando possa sapere chi è Walter Klinkon. Chi è? Innanzitutto è una persona straordinaria. Perché? Perché è una persona con la quale chiunque può identificarsi. Tu hai una capacità straordinaria, che è quella di condividere con la tua audience in ogni momento qualcosa di più profondo, che non riguarda solo la tua arte, che è quella di fare il prestigiatore, l'illusionista, il prestidigitatore. Hai un messaggio bellissimo da condividere. Sto uscendo completamente dal copione, va bene così. Vado con la prima domanda, anzi è un'affermazione. Da Trieste a Metaponto per 350 euro al mese. Follia, non condivisa da nessuno. Mio padre mi disse: ma dove vai? Io a Metaponto a fare l'animatore. Avevo 28 anni, dovevo in qualche maniera, che ne so, rimanere a casa e continuare a fare quella vita, e invece ho deciso che era arrivato il momento di dare una svolta. E oggi dico che dentro, nel mio DNA, c'era questa cosa: vai su un palco, vai su un palco, vai su un palco, e ci sono andato. Meraviglia. Senti una cosa, la tua mission va al di là del puro e semplice intrattenimento, come ho detto all'inizio, perché tu vuoi parlare con le persone, le vuoi far divertire con i tuoi giochi di prestigio, e c'è qualcosa in più che io voglio chiederti e che riguarda una tua performance. Che cos'è il filo dei valori, Walter? Allora, il filo dei valori ha un senso molto forte, perché lo dico alla fine del numero, che ha a che fare con la bella vita. Cioè, se vuoi una bella vita, se non vai a vedere i valori, sarà difficile che questa vita sia veramente bella. Soprattutto perché, per ciò che sia bella, la devi condividere con qualcuno. E se non condividi i valori con le altre persone, è difficile che la vita sia bella. Qual è il tuo valore preferito, Walter? La gratitudine. La gratitudine. Sai che mi sarei aspettata un altro valore, forse in pole position con la gratitudine. Comunque, parlami della gratitudine. La gratitudine è l'attitudine a dire grazie a tutte le cose che ti capitano nella vita, alle cose belle, ma soprattutto alle cose meno belle. Perché quello che ho capito in tutti questi anni è che sono evoluto perché mi sono capitate delle cose tremende. E quindi, se non ci fossero state, forse non sarei qua a parlarne. E quindi il mio grazie va a tutte quelle cose meno belle che mi sono capitate e che oggi amo profondamente. Quindi, riepilogando, da bambino senza sogni ad adulto senza sogni, che però a un certo punto riceve una chiamata, come la campanella sta suonando. Sì. E quindi hai risposto subito con molto entusiasmo alla tua chiamata, Walter. Di essere, allora, vogliamo dire che cosa volevi essere all'epoca, quando è spillata per la prima volta? Allora, a dir la verità, prima ancora avevo tentato un paio di volte. Mm-hmm. Sono andato a vivere a Londra a 24 anni per imparare l'inglese, perché pensavo di fare l'animatore turistico. Ok. E poi invece sono tornato a casa, che ho preso paura, ho detto: ma dove vado? 25 anni, sono vecchio. È vero, cioè, è un discorso che mi sono fatto tra me e me: dove vado? Ho 25 anni, sono vecchio. Dove vado? E sono tornato a casa e ho ripreso a fare tutti i lavori normali. Poi, tramite un episodio molto importante che ha a che fare con la storia di mia mamma, che aveva un problema di alcolismo, e questa cosa qua invece mi ha dato un dono, perché ho conosciuto una psicologa che mi ha detto: voglio parlare con te. Io non ho bisogno di psicologi, e invece, pazzesco, perché una domanda mi ha cambiato la vita. Andando in questo centro, questa psicologa mi guardò e mi disse: Walter, cosa vuoi fare da grande? E sapendo che non avevo grossi sogni, ho ritirato fuori, in quel cassettino chiuso in basso, in fondo, a sinistra, questa cosa dell'animatore turistico. Ho detto: beh, vorrei fare animatore turistico. E mi fece: perché non lo fai? E trovai un miliardo di scuse. Finché lei mi disse: perché non lo fai? Trovai altre scuse, e la cosa andò avanti finché a un certo punto lei mi fa: allora cosa vuoi fare da grande? Ho detto: animatore turistico. Non l'hai capito? E lei mi guardò e mi dice: forse non l'hai capito tu. Incredibile. E lì è cambiato tutta la mia vita. Lì ho detto: ok, è arrivato il momento che dia un senso alla mia vita, voglio fare quello che mi piace, sono andato a fare animatore turistico,
Ed è stato veramente bello, bello. Quando io sono salito su quel palco la prima volta, ti giuro, io guardavo la gente e dicevo, questo è quello che voglio fare. Meraviglia, cioè, bellissimo. E in più ero pagato. Senti, siccome il tempo stringe, sì, e dobbiamo prendere dei treni, dobbiamo già, dai, lasciare questo parco stupendo, voglio proprio farti dire qualcosa che mi preme tirar fuori da te, e so che arriverà. Il messaggio profondo sotteso alla tua attività di umorista, di autore, perché hai scritto anche il tuo contributo in un, sì, libro molto bello. Sì. Ne sto scrivendo un altro. E ne stai scrivendo un altro. Al di là, wow, dei trucchi. Attenzione, quindi. Al di là dei trucchi si chiama. Mancano 5 capitoli. Wow. Ci siamo. Io ti auguro di finirlo al più presto. Sì. Vogliamo riassumere la tua mission, il tuo perché, quello che ti dà la gioia per alzarti la mattina e dire voglio fare quello che faccio, perché voglio dire, due punti, aperte virgolette. Io voglio ispirare le persone, fargli far risvegliare le persone. Difatti il libro dove sono coautore si chiama Storia di ordinario risveglio, e io sono un esempio di un certo risveglio, e gli altri 11 autori sono gli esempi di altri risvegli, e tu saresti l'esempio di un risveglio, e tante altre persone potrebbero essere. Quindi non è un libro scritto da per da pochi e per pochi, per no, un'elite. Tutti, certo, hanno un risveglio, certo. Ecco, io voglio portare le persone a risvegliarsi, a capire che nella vita si può fare di più, ma per farlo bisogna sentire quella campanella, bisogna essere consapevoli del momento, di dove sei e dove vuoi andare veramente, qual è la tua direzione. Scegli la tua direzione, e per farlo devi fare una cosa che si chiama cambiamento, un cambiamento era che ti permette. Questo il valore che ero convinta, sì, che fosse in pole position con la gratitudine. Quindi in pole position, gratitudine e cambiamento. Il cambiamento è molto importante, è sotto molto forma importante di miglioramento, certo, perché ti permette veramente di andare a vedere, a fare cose che non te le puoi immaginare. In questo momento tu non te le puoi immaginare, cioè io sono qua, lei che fa l'intervista a me, è impossibile, ragazzi. E voi non sapete, ma c'è una, come si dice, come in Truman Show, sì, c'è un set nel set, quindi sì, è una sorpresa comunque. Bello. Walter, bello, io vorrei tenermi in contatto con te e avere la possibilità di rivederci, se non è in questo parco, magari sarà da qualche altra parte, per poter parlare degli sviluppi della tua mission in giro per il mondo. Ne ho tante. E hai tanti tante cose progetti, da raccontare. Veramente, tanti, tanti. E quindi è una promessa che vogliamo fare. Assolutamente. È solo, sì, la prima puntata di una lunga serie, guarda, di incontri. Io adoro fare le promesse, perché quando fai una promessa ti stai esponendo, impegnando, e quindi, certo, devi mantenerla. Certo. Ecco, la mia promessa è ispirare le persone, e lo faccio in tante maniere. E te ne parlerò. È stato bellissimo incontrarti. Grazie. Sono felice del nostro incontro. Vi do appuntamento alla prossima. Credici, offriamo noi. Sempre.